Per giù svegli anche qua. Allora, cerchiamo qua. Lasciamo la macchina qua, andiamo qui.
Riproviamo. Rosy, sei sola? Guarda anche le candele comunque. Prendete energia dalle candele, dagli strumenti, mi raccomando, e non da noi. Sentite nuovi K2? Hai visto che abbiamo portato la rosa? Come avevamo promesso? Rosy, conoscevi questo ragazzino di 13 anni? Pier Giovanni, conoscevi questo ragazzino, Massimo? Allora, ricapitoliamo, Rosy, questa è casa tua. I tuoi figli volevano vendere questa casa. Chi è che muove il capello? Carmen, chiedono come è morto il marito della signora. Allora, purtroppo è una cosa che non sappiamo, perché sappiamo per certo che lei è morta qui, che l'hanno trovata morta qui, e trovata morta da una vicina, ma il marito era morto in precedenza, anni e anni prima. E quindi di cosa sia morto il marito, sinceramente non lo sappiamo, è una cosa che non sappiamo. Pier Giovanni, sei contento che siamo tornati? Tutto taccia. Guarda, oh, sì. Sta finita. Sì. No, no, nuove, nuove. Mi raccomando, prendete energia dalle candele. Quando si muovono le candele, si muove il K2, se ci fai caso. È caduto il mio Pier Giovanni, è Rosy che non ti lascia parlare? Sì. Rosy è la signora che abitava qui la prima volta. Questa casa è nata nel 1421, mi sembra. E c'era questa signora Rosy, la prima proprietaria, che faceva dei dispetti alla signora Lucia. Lucia è la seconda proprietaria, la moglie del ferroviere. Rosy, sei tu che davi fastidio a Lucia? Non so se da lì si sentono, ma ci sono dei rumori. Ci sono dei rumori che vengono dalle altre stanze. Però forse loro non lo sentono, perché sentono solo questo. Questa è l'unica stanza dove sente una pressione allucinante. Nonostante non è caldo, sembra che c'è un'aria consumata. Sì. Un'aria consumata. Guarda, non è che fa. Sì. Cioè, anche se mi sposto, guarda, cioè non è solo, anche se mi sposto, fa così. Guarda.
Dicono che vedono due occhi dietro la pallina. Non occhi dietro la pallina. capisco se è l'ombra della pallina. Ah no, però sì, è vero. Prova ad indicare. Aspetta, provo io col dito. Uno e due. Uno e due, giusto? Carmen, chiedono se anche la signora Lucia è morta lì in quella casa. Allora, no, perché comunque loro avevano venduto, loro avevano già venduto. Dopo questa casa è stata qui per anni e anni e anni, quindi comunque nessuno la vuole più comprare. Quindi noi poi di Lucia non sappiamo più nulla, però per certo non sappiamo che non è morta qui. Perché comunque sono andati via Lucia e il marito Pier Giorgio. Il K2. All'interno del camino l'immagine di tre persone. Allora, all'interno vedevano tre sagome, tre persone e una donna con una treccia lunga su una spalla. Non gliela fa accendere. Prova con un'altra, con quella sotto. Massimo, sei tu che non stai facendo accendere la candela? Rosy, mi raccomando, prendete energia dalle candele. Rosy, non vuoi la candela? A sto punto è più Giovanni che non lo so, più scuola. Occhio, sì. Scusate un attimo, ma Salvo è andato a vedere. Sentiamo dei rumori. Ok. Adesso vado a mettere qua sotto. Una donna di spalle con la treccia. Forza, ti voglio di qui? Dai. Fai un rumore di là. Non vado, sto qui con te. Dai. Ti dà fastidio, Salvo qui? Si vede proprio che... No, no, la parete è bianca nel Dentro. camino. Si vede un viso, sì, dietro alle tue spalle. Nel camino. Dentro il camino. Sì. Qui. Senti che mi prendo il Cosa a Pier Giovanni? Pier Giovanni, io lo so che sei qua. Prima di figli. Ah, non è figlio, era di te. Pier Giovanni, non vuoi spaventare? La vedi la treccia? Io La vedo qua. sì. La vedo qua. Pier Giovanni ti dà fastidio, Salvo? Quindi la signora, la donna con le trecce, chi sarebbe? Cos'è stato?
Chi è che muove? Perché muovi le candele? Muovi la pallina, sono qua, non aver paura. Parla con me, dai. Vedo, c'è un'ombra a destra nel camino. È passata un'ombra. Ecco, non ce l'ho detto. A destra del cammino. Senti, sì. C'è lui che fa rumori? È un pezzo rotto di una cesta di vimini. Dentro c'è della paglia, quindi non so se era per le galline, non so che cosa. Potrei dire una cavolata, però è una cesta rotta dentro una cesta rotta, praticamente. Cos'è? Sì, sono accanto a quest'ombra, ti gira accanto. Occhio, occhio. Fermo, sta fermo lì. Avete visto la cesta? Rimettiti seduto, sa? Okay, prova a spostare leggermente guarda lì la cesta. Allora, dentro c'è la paglia, infatti in effetti sembra quello del... Ah no, Aspetta, sembra una... cosa sembra? Una... il fuori di una... Mettilo al centro del camino, sto cazzo di coso, va. Quelle botti di Vaffanculo. vetro. Sembra una cesta dove dentro ci vanno le botti di vetro, quelle per il vino. Sì, quella botte di esatto, Guarda, esatto. guarda che fa due. Aspetta. Guarda, sono a 1 metro col telefono, dovrebbe dargli fastidio il telefono, invece. Va bene, Anna, grazie. In teoria dovrebbe interagire col telefono quando arrivo a sta distanza. Ecco, vedete? Sono attaccato. In questo momento lui interagisce, ma se io mi sposto, già lui di 1 metro. Prima eravamo a 3 metri. Perché noi siamo lì, vedete, con la sedia, la cassa. Allora, lo sentite anche loro? Lo sentite anche loro di Sì, là? si è sentito, si è sentito, sì. Guarda dove ho messo il REM pod. Non so se si vede, l'ho messo lì. Qui è tutto chiuso. Torniamo. Allora, rimettiamo dove era prima, così. Allora. Adesso ce la vedi la faccetta, ce la vedi? Occhio, sai che ce la connessa. Io la faccetta, non è che c'era un po' di no? L'abbiamo visto il cane, se c'era un topo dentro, no? Tu capisci? No, no, non c'era un topo. Il topo che ci sono gli specchi. Ti hanno ucciso, Massimo. Massimo, sei tu questo nella foto? Sì, voce sottile di ragazzo, ha detto sì. Massimo, dici come sei morto? Sa, metti la cesta davanti dove era prima, davanti al camino. No, davanti al camino dove era prima, Dov'era prima? No, no, Salvo, dove era proprio prima? All'inizio del primo pilastro.
dove si Adesso. muoveva all'inizio. Sì. Pier Giovanni, fai parlare Massimo, per favore. Massimo, sei stato ucciso da tuo padre? Non vogliono farlo parlare. Ti va di provare la pallina? Massimo, tuo padre aveva bevuto? Avete sentito, ragazzi? Allora, adesso piano. Aspetta. Proviamo a spostare. Si sentono sospiri. Poco prima del rumore si sono sentiti dei sospiri. Facciamo vedere il vaso che si è rotto. Ci vogliono, era lassù, credo, io non mi ricordo, era lassù, era attivo, erano tre. Erano tre, infatti va adesso per terra. Proviamo di metterci qua. C'è tu che lo fai per cascare Massimo? Giovanni, sei tu che vuoi portarci di là? Salvo, ce l'hai addosso. Rosy, sei tu? Siamo ad Ancona, in una casa in mezzo al nulla. Questa casa era di un ferroviere e di sua moglie Lucia. Lucia sentiva delle presenze in questa casa tutte le volte che il marito andava a lavorare. Vedeva muovere oggetti, sentiva rumori. Chiese al marito di venderla perché non ne poteva più. In un secondo momento abbandonarono questa casa e venirono a sapere che in questa casa morì la prima proprietaria, Rosy. Sì, perché li metto così, così ti sembrano meglio. Rosy Ok. l'ultima volta aveva mosso una pallina e gli avevamo promesso di portargli le rose, e sono quelle sopra il camino. Sì, Lucia, ragazzi, è la signora che abitava qui. La moglie del ferroviere. Sì, perché uno ha detto l'Augusto, la Black ha detto Lucia. Quindi si presume che è Rosy a dar fastidio a Lucia, che dava fastidio a Lucia, perché sappiamo che Rosy era molto affezionata a questa casa e dopo la morte del marito i figli vollero venderla. La comprarono appunto Lucia e suo marito Pier Giovanni. E poi ripeto, loro sono andati via da questa casa, però questa casa è rimasta qui, nel senso la voce si è sparsa e quindi nessuno vuole più comprare questa casa. Ad
Abbiamo trovato la foto di un ragazzo di 13 anni massimo, morto in questa casa. Nel camino ci sono delle ombre spaventose a zoomare dentro il camino. Vediamo se riusciamo. Ecco. Io vedo quasi uno scheletro, penso un po'. Uno scheletro. Un mezzo teschio. Vabbè, io da tatuatore vedo teschio ovunque, Con la damigiana che è sulla finestra. Hanno visto che è di limoncello. già perché sono Nell'altra stanza. questa Non rispondono. Ok, dicono di sì, grazie. allora, dalle bottiglie tramigiane, presumo che qualcuno più piaceva bere. Ci sono dei puntini neri che prima non c'erano. Sì, è verissimo. Vero, vero. Forza Massimo. Io Carmen sento ringhiare, non so te, però veramente. Madonna, schifosa, ho rotto anche il microfono. Vaffanculo. Carmen. Che cazzo è caduto? Guarda, 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 guarda. No, no, ce l'ho qua, sto fermo. Ce l'ho qua, ce l'ho qua. Guarda, vicino al rampotto è caduto. La finestra, qua. Aspetta che accendo la luce. Porca troia, puttana. Cioè, ma questa era appoggiata alla finestra? Era appoggiata al tavolo. Allora c'è la porta aperta, io non credo che ci sia corrente, no? Dio Cristo. Correndo da casa, ma Sento dei rumori, cosa c'è? cacca. Sento dei rumori, sento dei rumori. Dammi la pila urgente, cacca. Senti, passa. Una finestra senza vetri, tra l'altro, cioè non è che dici ci sono i vetri, non c'è niente. Cioè, Rosita si è come fa a accorta che il cascare? coperchio della cesta è caduto dentro. Il coperchio, cosa? Il coperchio della cesta vicino al camino è caduto dentro. Era più sollevato prima. Oddio, voi siete più bravi a farci caso a ste robe. Io ragazzi, sinceramente, quando sono qua, quando ci sono queste cose, non è che ci guardo molto, abbiate pazienza, non è cattiveria, ma è perché siamo veramente in cuneo lupo. Avete visto la sala dove siamo? Non c'è nessuno. Quindi se ho paura se possa venire qualcuno, ragazzi, più che non è per gli spiriti, ho paura per i vivi, non per i morti. Guarda, Carmen vuole accendere la candela e gli si spegne, incredibile. Gli si spegne. No, spegne anche quella! Spegne anche quella! È incredibile, ca. È la numero uno, te spegni La anche. stessa storia dell'altra volta. La stessa storia. Niente, stavo facendo l'accendino. Aspetta, aspetta, guarda, guarda il Guarda K2, guarda K2. Siamo.
Cazzo. Fermi tutti. Cos'era? Tutto bene? Fuori? Dall'altra stanza, magari? Chi è che muore? Ho fatto il giro per chi è che c'è con me? Guarda che non ho paura, eh? Salvo, hai un'ombra che ti segue. C'è un'ombra dietro di te, sa. Salvo. Eccolo. Allora, stanno cercando, secondo me, di distrarci da questo cammino. Prova a chiudere, Ci sono troppe bottiglie di vino qui, troppe. Guarda, guarda che si sta incazzando. Quindi tu, Pier Giovanni, hai fatto del male a tuo figlio Massimo? Allora sei tu che hai fatto del male a tuo figlio. Cosa gli hai fatto? Ci sono un sacco di bottiglie vuote. Guarda la pallina, guarda la pallina, guarda la pallina. L'avete è caduta vista, la ragazzi? Pallina, ragazzi. L'avete vista? Quindi magari Rosy voleva dar fastidio a Lucia, ma era solo un modo per difenderla. Allora, ragazzi, vogliamo un attimo spostare, scusatemi, si muove la porta. Sì, così sì. Mi metto vicino a te, bambina. Vicino alla porta. Riesci a chiudermela? Questo è il tuo, sei Massimo? Sei Massimo? Forza Massimo, riprova. Salvo, ti passano delle ombre accanto, ti girano intorno delle ombre, sa? Non dire. Chi c'è contro me? C'è Massimo o c'è qualcun altro? Ti come c'è qualcosa dietro la porta, ti provo ad allontanare, così si vede. Dietro la porta c'è? Dietro la porta c'è qualcosa di nero, scrivono. Sì, e si muove, muove la porta. Muovi, muovi la porta, guarda, sono qua. Massimo, sei tu che muovi la porta? Ok.
la mia lettera è rimasta. Tutto tace, mi preoccupa questo silenzio, sinceramente. Rosy, la sagoma che vedono fuori dalla porta, sei tu? Aspetta, mi fai vedere la tua forza che hai? Vai, aprimi la porta. Guarda, 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 guarda. Madonna santissima. E la richiude, la richiude, la richiude. Ragazzi, che troia. Dai, apri la porta, richiudila, fammi vedere che non c'è nessuno, dai. Dai. Sì, infatti il vento apre e chiude, come no, certo. Ma va, che va. Guarda, guarda il K2 come fa, raga, guardate come fa. No, guarda che roba. Vorrei far venire qua questo che fa tanto freddo. Salvo, il gettino è ancora attaccato dietro la maniglia? Vediamo se c'è un computer per fare. Che è successo? Si è spenta cosa? Ragazzi, lo leggete? Batteria era 70%, long battery, incredibile. Si è già accucciato la luce del fanale. Ma come così si deve fare? Sì, no, però per farti capire. Dai, gioca con Salvo. Sposta la collina. Di nuovo la collina. Mi muovi la pallina? Mi hai fatto cascare il gioco, adesso mi muovi la pallina? Muovimi la pallina, dai. C'è un ombre sul muro in direzione del gioco. Perché fa così? Ragazzi, il K2 è così. È sul rosso. K2 è sul rosso, ragazzi. Chi c'è con noi? C'è un'ombra piccola sul muro, fino a sotto l'interruttore.
Massimo, sei tu? Massimo, poi il giocattolo vuoi avvisare? Sara, è di tuo quel gioco? Ma guarda come fa. Sara, è tuo quel gioco? Sara, Massimo, tuo fratello? Carmen, chiedono di chiedere se ci sono streghe o hanno fatto comunque dei rituali. Oddio, streghe, rituali, non lo so. Pronto. Sono stati fatti rituali qui dentro, in questa casa? Ci sono streghe in questa casa? Sentite la porta che cigola? Ci sono streghe in questa casa? Possiamo andare a casa? Ci fate andare via? E voi rimanete qui? Mi apri la porta se posso andare via? Apriteci la porta, dai! Fammi capire se vuoi rimanere lì, dai. Apri la porta o la chiudi? Vogliamo andare via con il tuo permesso? Ci fai andare via? Allora aprici la porta. Sì. Aprici la porta, dai, accendane via. Sostanzialmente la chiusa. Guarda, guarda Carmen, guarda Carmen. Ti sei cacata addosso, lo so, scusami. La mossa, vedi Car, guarda Carmen, guarda Carmen, guarda la pallina. Brava, 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 brava Sara. Brava Sara, Sara, apila.
Sara, apri la porta, Sara. Dai, Sara, apri questa porta. Stai buona lì, Carmen. Apri questa porta. Dai. Porta Sara, Hai apri la mosso la porta. pallina? Dai. Dai, apri la porta che andiamo a casa. Aspetta, mi sento Ma scusa, se il un po'. bambino Ok, vuole, si apre la ma se porta. la bambina vuole giocare, ti vuole sbattere la porta in faccia per giocare. Giochiamo, no? Guarda che la stai richiudendo. È piccolina, avrà 3 anni. Sara, quanti anni hai? La pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, Brava Sara, brava, brava, brava. Riproviamo? Ciao Non sentiamo Luke. niente. Ciao bello mio. C'è tuo marito. Non tocchiamo niente. Non chiudere la porta, apri la porta. Guarda la porta, guarda la porta, chiudela, chiudela, chiudela. Minchia, l'ha proprio incastrata. No, bella mia, no, 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 bisogna che qui la porta la riapri perché noi dobbiamo andare via. Non può. Oh, la Madonna, Madonna, Santissima. Madonna. Cioè, il vento che può passare da sotto la porta perché c'è un dito, se vuole muove le palline, ma invece muove solo la porta. Muove solo una palla. Cioè, ragazzi, fate delle due domande. Catroia. La porta muove avanti La e porta la muove avanti e indietro perché il vento te la apre o te la chiude, ma così guarda che di nuovo, oh, si manda via. Come si fa? Aprici la porta che vogliamo andare via. Ah, porca troia. Mi apri la porta? Siamo in provincia di Ancona. Aprimi la porta, dai. Non chiuderla, aprila, aprila. Dai. Sara, apri questa porta, dai. Apri la porta, la devi aprire, non la devi chiudere. Apri la porta, dai. Aprila. Brava, apri ancora di più. Dai. Fatti aiutare da Massimo, apri la porta. La chiuda. Occhio, no, perché Apri la arriva. porta, brava, che la pallina, brava, tutte e due, insieme, Ah, si è apri. sfocata l'immagine, Tutto aspetta. sfocato adesso. Volevo farvi vedere le palline, scusate, ma volevo farvi vedere, ok, le palline. Brava Massimo, brava Sara. Brava Massimo, brava Sara. Bravi, bravi, bravi. Più Direi che di così. hanno fatto quello che dovevano fare, hanno mosso tutto. Se era vento la candela si era spenta, il campo blu sarebbe cascato e viceversa, ok? Grazie. No, anche perché secondo me ci vuole una forza non indifferente per No, aprire meno male che hanno fatto tutto il giusto, mondo. niente. Grazie Roberto, buonanotte anche a te. Grazie. Sono veramente contento. Grazie, Massimo. Noi adesso andiamo a casina perché per ora io sono proprio le mie pallina. Tanto se vuole la rimette ancora la pallina. Andando a proprio la donna, no? Tutto qua.
Chiedi allora se hanno altre domande da fare. Ragazzi, se avete qualche domanda. Sì, qui la porta si chiude e si apre. Se avete qualche domanda da fare, fate pure. Allora, qui dicono come sono morti. Ma guarda caso, io comunque adesso farei una preghiera di quelle, in modo che se c'era qualcosa di cattivo non ce l'ho mancata, che è una preghiera di Padre Pio. Siccome me la sono scritta, adesso la leggo anche per te, e per tutte e due. Piano. Sì, è piano di vetro. Allora, adesso vogliamo fare una preghiera e poi diciamo un eterno riposo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo Padre Pio, luce gloriosa di Dio, avanzate contro il maligno serpente che tormenta il corpo e lo spirito mio, e distruggete in me ogni male presente. La vostra destra benedicente mostrate con la piaga che in essa risplende. Con il suo fulgore il maligno accecate e per lui sia dell'inverno più ardente. Sui nostri mali tanti segni tracciate dalla gloriosa croce di Cristo, che risani le parti malate e invii il male nel suo luogo sinistro. Poi la Santa Maria di Dio invocate, che guarisca del male ogni danno, che ci doni la grazia invocate, preservandoci da ogni malanno. Al Padre Santo, il nostro grazie, innalzate Gesù, suo Figlio, che ci ama e perdona, allo Spirito Santo che tutto ci dona, la riconoscenza e il nostro amore portate. Grazie, Padre, fulgida stella d'amore, che ci difende, pregate ed amate, sembra a noi unito restate e cacciate da noi ogni male e dolore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, amen. Spero che queste anime possano tranquillamente riposare in pace e che vadano verso la luce. Noi non siamo nessuno per dirlo, ma lo speriamo. Questo è quello che possiamo fare. Allora, io secondo Carmen, se loro vogliono fare qualche domanda, oppure la cosa box me la spengo, quindi se però io credo che ormai va per gli scatole. Ragazzi, avete qualche domanda da fare? Però mi sembra che si siano calmati. Volevo sapere una cosa, dici pure. Di pure. Ci ritornerete? Chiedono solo. Adesso abbiamo un sacco di posti nuovi. Ragazzi, abbonatevi per favore, questo è tanto poco naturalmente. Abbiamo un sacco di posti nuovi da portare. È un modo per sostenerci ai nostri viaggi, perché comunque è una spesa per noi. Noi siamo a Pesaro, martedì saremo a Bari, cioè ai confini con, siamo quasi in Lombardia,
dobbiamo fare un sacco di strada, quindi noi lo facciamo per voi, ma voi fatelo anche per noi. Solo così possiamo crescere insieme a voi. Chiude la porta, ho capito che andiamo via. Sì, va bene, si sta. Si è sbagliata. Le palline, si muovono anche le palline. La finestra era chiusa, ma il cannelaccio l'ho incastrata prima. Non fate così, noi andiamo via lo stesso. Volevo spostare così vedo anche la candela. Prima si sono mosse anche le palline, quando si è sentito quel rumore. Allora, qui dicono. A questo punto aprirei totalmente la porta per vedere che fanno. Buonasera. Si è caricato un perfetto. Sì, no, mica per niente per la strada. Abbiamo le torce per tornare. Per quello, sì. Ci richiude la porta, aprila che andiamo via. Aprila di più. Tutta salvo, dicono. Guarda le Mica scarica K2, dai. forza, dai. Prima non l'hai fatto cadere, fammi che scarica K2. Forza, dai, apri la porta. No, non la chiudere, aprila. Apri la porta. Dai, andiamo a casa. Dicono che ti ha chiamato, Salvo, dicono che ha detto il nome Salvo. Forza, apri la porta. Che è successo? Che è Sa? successo? Che succede? Ah, perché quando è troppo fa così, guarda. Tac, a posto. Grazie, prego. Scusi, torna. Guarda le palline, guarda le palline, guarda le palline. No, vabbè, ragazzi, io direi che io vado a casa. Si sentono rumori, si sentono sospiri, si sente di tutto. Io non so se allora ho sentito una botta, ma io non ci vedo. Si sentono i lupi fuori. Allora, qui dicono, visto l'orario, potrebbero essere propensi a seguirvi. Direi di evitare questa cosa.
Ho visto l'orario, sono le 2:40. Cos'è, sa? Cos'è? Una farfallina. Forse. Vedi come ci compensiamo sugli animali? Vedi? Dopo prenderanno e non mangeranno. Due pacchiotti. Grazie, grazie a tutti. La porta. Ok. Faccio così. Sì. Tieni, guarda. Mamma, che freddo che c'è adesso. Cioè, guarda dove siamo. Aspetta che dobbiamo chiedere di non seguirci. Non seguiteci. Punta la casa. Punta la casa. Non seguiteci. Rimanete qui. Noi andiamo a casa e voi state qui. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.